Maria, se in sonna notte carraggio fuori e chiamo decadenza, non la posso accettare, sia venita e te liberare. Buongiorno, scusatemi ma stanotte siamo arrivati tardi, come avete visto abbiamo finito credo alle 4:30, poi tra una cosa e l'altra, poi al di là della nostra visita notturna al chiosco e ai cornetti, poi abbiamo dato un'altra occhiata alla documentazione che stanno per presentare in questo momento all'assessorato alle autonomie locali, dove stiamo depositando intanto i nove simboli del progetto De Luca Sindaco di Sicilia, e questo sapremo tra poco anche come andrà a finire, cioè se intanto anche questo adempimento si completerà con il buon esito come è stato a livello nazionale. Noi tra poco anche ci ricollegheremo per la nostra conferenza stampa che terremo qui, proprio siamo a Palermo, alla Bar Santoro, Piazza Indipendenza. Abbiamo completato tutte le candidature in tutta Italia, siamo riusciti a chiudere ovunque, ora ovviamente inizia la fase più delicata, la raccolta delle firme, che dobbiamo finire entro il 20 di agosto. Già in qualche regione stiamo registrando delle difficoltà e abbiamo già lanciato un primo appello, abbiamo messo nella presentazione di questa diretta quella che è intanto un aiuto che vi chiediamo, perché ci rendiamo conto che solo con le nostre forze non riusciamo a raggiungere il numero delle firme, quindi già ci serve un aiuto per l'Abruzzo. E abbiamo messo proprio nella presentazione della diretta il riferimento telefonico a cui rivolgerci. Quindi Abruzzo, lo dico qua in questo momento a chi ci segue, contattate, scrivetelo già nei commenti, prendete nota, contattate Stefano D'Amico, telefono 371 38 70 352,
è una sede della FENABI che si è messa a disposizione per la raccolta delle firme, c'è anche l'autenticatore, ed è una sede a Castel di Sangro, in provincia di Aquila. Raccoglieremo le firme lì, quindi dateci una mano. Per l'Abruzzo serve aiuto subito. Stefano D'Amico, 371 38 70 352. Quindi già vi sto dando concretamente una prima indicazione dove serve aiuto. Qui bisogna telefonare per venire a firmare le nostre liste Camera e Senato dell'Abruzzo. Quindi vi raccomando, durante la giornata, in relazione a quello che è l'andamento della raccolta delle firme, vi andrò dando le altre indicazioni. Quindi il sostegno che ora potete dare concretamente è questo, perché presentate tutti, individuate tutti i candidati in tutta Italia, ora bisogna raccogliere 800 firme per collegio. Tenete conto che si tratta di circa 40.000 firme, compreso la Sicilia, e quindi è necessario che ci diate una mano. In linea generale, la nostra situazione per quanto riguarda la raccolta firme avrà necessità di supporto da parte vostra nelle regioni dal Lazio in su. Devo dire che per quanto riguarda l'intero meridione, la raccolta delle firme è a buon punto, quindi siamo in una situazione, ovviamente, in uno stato avanzato. Quindi è fondamentale che da questo punto di vista ognuno di voi ci dia una mano. Questa è veramente la parte ora più delicata della vicenda, perché dopo aver individuato i candidati per il progetto di Luca Sindaco d'Italia, ovviamente per rendere in modo compiuto tutto questo lavoro, è ovvio che bisogna rendere operativa tutto lo sforzo, e questo sforzo si rende operativo con la firma dei sottoscrittori in quel collegio, e quindi tutti i residenti dell'Abruzzo possono firmare attraverso questa nostra sede. Quindi vi raccomando, dateci una mano, perché ora è indispensabile. Lo dico anche possibilmente a colleghi sindaci, amministratori locali che possono anche prendersi le nostre i fogli raccolta firme e nei propri comuni farci la raccolta delle firme e autenticarle direttamente. Quindi diventa prezioso in questo momento la collaborazione di tutti i soggetti che per legge possono autenticare. Cosa significa questo? Che anche avvocati cassazionisti dell'Abruzzo ci possono dare una mano. Ognuno si può prendere un foglio firme di 20-50 firme e far firmare davanti a loro i sottoscrittori. I cassazionisti devono fare una comunicazione al loro ordine provinciale, c'è un prestampato, ogni ordine magari ne avrà predisposto qualcuno specifico, ma al di là di questo è ovvio che c'è un prototipo che noi mettiamo a disposizione, quindi potete contattare, oltre che la nostra sede dell'Aquila, quindi ribadisco Stefano D'Amico 371 38 70 352, potete contattare comunque i nostri numeri di segreteria che sono lì a vostra disposizione. A questo aggiungiamo anche il nostro numero storico della segreteria, ora l'aggiungo, 335 76 26 026. Quindi dico a tutti chi ha oggi anche in Sicilia parenti, soprattutto amministratori, sindaci, consiglieri comunali, avvocati cassazionisti, vi raccomando, contattateli, perché ora ci serve l'aiuto conclusivo per risolvere definitivamente la questione. Non vi aggiungo altro perché devo scappare, sono in ritardo, tra poco tanto ci collegheremo e parleremo di tutta la situazione politica che si è determinata, che è molto interessante. Ci ricollegheremo circa alle 10, quindi tra meno di mezz'ora, e così avremo modo di fare un aggiornamento complessivo.
ci tenevo a dirvi intanto di aiutarci per quanto riguarda l'Abruzzo e nel corso della giornata lanceremo i vari alert in base a dove abbiamo maggiori difficoltà e quindi c'è la necessità di poter arrivare da questo punto di vista al risultato finale. Grazie, ci vediamo alle 10, ci ricolleghiamo.